sulle note della sigla del programma televisivo Il Boss delle Cerimonie, Don Antonio Polese, accompagnato da Ferdinando e Matteo, ha varcato la soglia del Castello d'Oria per partecipare per il secondo anno consecutivo alla kermesse promossa dalla Confesercenti di Angri, oggi sposi. Sono ben lieto di stare qui stasera in mezzo a tante brave persone. Diciamo che sono cose che fanno solo bene, perché sono la semina di benessere sia commerciale e sia economico. Lei ha sempre avuto grande successo nel suo settore, non solo ha conosciuto tante persone famose, importanti, ma è diventato famoso in questi ultimi anni con quel programma televisivo su Real Time, Il Boss delle Cerimonie, ma ora anche al cinema. Sì, un poco anche al cinema. Che cosa è successo di particolare? Perché insomma due attori dire, come Massimo Bordi. Non sono presuntuoso, però tutto è arrivato da solo. Io non sono andato a cercare niente. Si vede che la location non piace e si vede che vengono sia i matrimoni, sia le televisioni, il film. Un personaggio, è diventato un personaggio. Ma non, io non me lo vedo questo. Io sono un semplice e umile imprenditore, diciamo imprenditore. È stato anche imitato, le piace quell'imitazione? A me proprio non mi piace, perché non mi tratto come sono io, diciamo. L'originale mi va anche bene perché è uno spettacolo e quindi, però... Ma veniamo ai matrimoni, cosa sì. Non deve mancare per un matrimonio vero con la M maiuscola? Ma Don Antonio, quale suggerimento vuole dare a chi deve compiere questo grande passo magari a breve? Ci vuole molta passione e molta professionalità per poter sbrigare un matrimonio ad alto livello. Quindi noi siamo organizzatissimi, ci riesce semplice a noi a farlo perché facciamo questo da tanti anni e quindi senz'altro avremo successo che ci meritiamo. Buon cibo, buona tavola, grande accoglienza, ospitalità. Grande servizio, il prodotto di primissima qualità e l'umiltà nostra che accogliamo le persone con grande umiltà. La partecipazione di Don Antonio Polese è stata molto apprezzata dal grande pubblico che si è ritrovato al Castello d'Oria, anche quest'anno notevole successo per la kermesse, non nasconde la sua soddisfazione il promotore, il presidente della Confesercenti Angri, Aldo Severino. Siamo entrati in questo circuito insomma particolare del mondo del wedding, noi della Confesercenti abbiamo delle aziende, il 70-80% tra le altre cose aziende locali. Questo a supporto di quello che purtroppo è il momento, noi ce la mettiamo tutta per dare possibilità alle aziende di venire fuori da questo momento. E devo dire che insomma, ci stiamo riuscendo perché il castello, l'ambiente, la musica, le canzoni, gli ospiti e la gente sta apprezzando tutto questo nostro sforzo. Non solo chi deve fare il grande passo, ma il matrimonio ha quella magia che colpisce sempre un po' tutti, anche chi si è già sposato un giro viene a farlo. Eh sì, insomma, in buona sostanza è vero, anche perché c'è la curiosità di vedere, di guardare.